1754 la tipografia di Antonio Santini e compagni pubblica a Livorno il magazzino toscano di Istruzione e di Piacere, un periodico di durata triennale realizzato sul modello dei magazine inglesi e portavoce delle tendenze culturali e politiche italiane ed europee. Sul frontespizio, la marca tipografica, cioè il disegno spesso accompagnato da un motto che lo stampatore utilizzava per contrassegnare i volumi prodotti, rappresenta perfettamente l'idea di una Livorno inedita. Sotto la fortificazione muraria e lo sguardo di Ferdinando I, che si erge a monumento simbolo della città, Pallade e Mercurio attendono in riva al mare una barca che trasporta un carico di libri. La dea della sapienza e delle arti e il protettore dell'eloquenza e del commercio aspettano pazientemente a riva lo sbarco di un nuovo sapere, quella cultura dei lumi che di lì a poco avrebbe fatto di questa terra mediterranea la sua più importante fucina di diffusione. Nel contesto di tolleranza e libertà, favorite dalla fine del Cinquecento con l'emanazione delle leggi patenti, Livorno diventa infatti nel Settecento uno dei centri più attivi nella produzione del commercio librario. D'altra parte, affacciata sul mare, dotata di un porto in piena espansione, circondata da vie fluviali che la collegano ai centri culturali di Pisa e Firenze, la città è fortemente agevolata nel trasformare il commercio dei libri nell'attività più ricca e fiorente di quegli anni. Inoltre, se già qualche anno prima la nuova legge sulla stampa del 28 marzo 1743, emanata da Francesco Stefano di Lorena, aveva completamente rovesciato il sistema fino ad allora in uso sulla decisione definitiva di cosa potesse essere messo al torchio, sancendo al revisore laico il ripristino della potestà dello Stato sull'attività censoria di un'opera, sottoposta solo secondariamente al controllo ecclesiastico. È soprattutto sotto la reggenza di Leopoldo II d'Asburgo a Lorena che le intuizioni dei mercanti e degli artigiani lavronici vengono più che mai assecondate, dando vita ad una fitta rete di officine tipografiche. Granduca di Toscana, dal 1765 al 1790, con il nome di Pietro Leopoldo, il suo operato è infatti perfettamente in linea con il suo tempo. Promuove la bonifica di tutto il suolo maremmano, sostiene la giurisdizione dello Stato, migliora il sistema fiscale, riforma per primo in Europa la legislazione criminale, abolendo sulla base di procedure uguali per tutti la pena di morte. Di fatto, la prima edizione del De Delitti e delle Pene, storicamente considerata opera simbolo dell'illuminismo italiano e stampata proprio a Livorno qualche anno prima, non poté di certo sottrarre il Granduca dall'analisi del testo e dalle relative riflessioni. Qui si riversano gli echi di tutti gli insegnamenti dei filosofi e degli intellettuali d'Oltralpe, da Montesquieu a Rousseau, da Buffon a Voltaire. Qui il suo giovane autore, il milanese Cesare Beccaria, rimasto inutilmente ignoto per almeno quattro edizioni come clausola indispensabile per poter sfuggire alla censura della Chiesa Cattolica, trascrive il suo entusiastico spirito di rivolta in un nuovo, grande messaggio di giustizia. Qui il dialogo interno all'Accademia dei Pugni, il circolo letterario da cui Beccaria proveniva, si concretizza in un libro di semplice ed immediato approccio adatto a raggiungere una vasta comunità. La Livorno settecentesca, illuminata dalle attenzioni benefiche del Granduca Pietro Leopoldo, ben si presta pertanto ad una simile operazione. E a questa ne seguono altre. È soprattutto la tipografia di Marco Coltellini, che situata in Via Grande e ufficialmente attiva dal 1763, batte al torchio molte delle opere considerate proibite, mentre altre vi circolano senza troppe difficoltà. Produzioni orfane del nome dell'autore o con falsi luoghi di stampa, che arrivano o lasciano un porto dai traffici intensi e spesso caotici, che assicurano ai libri un tragitto senza controlli e senza ostacoli doganali. L'estrema libertà con cui gli stampatori si trovano a praticare il loro mestiere porta al fenomeno conosciuto come stampa alla macchia, grazie alle quali le idee illuministe trovano una facile circolazione e i venditori un'attività fortemente redditizia.
E se alcune opere vedono la luce per la prima volta, altre diventano protagoniste di coraggiose ristampe. È questo il caso dell'edizione livornese dell'Enciclopédie di Diderot e d'Alembert, considerato indiscutibilmente il fiore all'occhiello dell'attività tipografica cittadina di quegli anni. La prima edizione dell'Encyclopédie fu pubblicata a Parigi, la seconda arriva in Italia, nel formato in folio, quindi in questo grande formato, ed è quella l'edizione di Lucca, pubblicata fra il 1758 e il 1776. In terza istanza si arriva a Livorno. La pubblicazione dell'Enciclopédie, sempre nella versione in folio, a Livorno viene realizzata fra il 1770 e il 1778. Sono queste tre edizioni, quella di Parigi, quella di Lucca e quella di Livorno, le uniche edizioni in folio, cioè in grande formato. Tutte le edizioni successive furono edizioni o in quarto o in ottavo, cioè in dimensioni ridotte rispetto a quella che vedete qui davanti a me. È l'edizione questa di più grande impatto, lo si vede dalle tavole, perché la dimensione permette di godere appieno di tutti i particolari delle stampe. A Livorno la realizzazione dell'enciclopedia, quindi dell'impresa enciclopedica, si deve a Giuseppe Aubert, un editore estremamente originale nel panorama toscano e italiano, che sicuramente rappresenta la punta di diamante da questo punto di vista negli anni 60 e 70 del Settecento. Non si sa nulla o quasi nulla di lui prima della sua presenza in Toscana. Quello che sappiamo è che probabilmente arrivava da Nizza, che rimane molto a lungo in Toscana perché impara perfettamente l'italiano e poi nel 1763 diventa il direttore della stamperia Coltellini. Era un uomo, Aubert, molto intelligente, aveva un grande fiuto per gli affari, era un letterato, come lo definì anche lo stesso Pietro Leopoldo, e era molto interessato a tutte le idee che provenivano d'Oltralpe, in particolar modo era interessato alla diffusione dello spirito enciclopedico. Da qui la sua volontà di mettere su questa impresa, l'impresa della realizzazione a Livorno dell'Enciclopédie, che per lui era non soltanto ideologicamente un'impresa di valore, ma lo era anche, doveva esserlo anche dal punto di vista economico. Quando entra nella stamperia Coltellini, non a caso immediatamente cerca di conquistare alla stamperia importanti realizzazioni, che sono tre molto importanti, ovvero la stampa del primo volume delle opere dell'Algarotti, la stampa nel 1763 dei tre volumi del Gazzettiere Americano e poi l'impresa forse più importante da un punto di vista sempre ideologico, cioè la stampa, la prima stampa dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria. L'opera, che era stata pubblicata per la prima volta a Parigi tra il 1751 e il 1772, si era proposta il duplice scopo di disporre in un unico libro il compendio delle conoscenze umane, analizzate secondo l'approccio delle idee moderne, inserendosi pertanto a pieno titolo nel clima di rinnovamento politico-sociale fortemente caldeggiato dai filosofi e dagli intellettuali illuministi, e dando avvio ad una nuova visione del mondo, destinata a trasferirsi dai concetti alle cose e dalle idee all'azione, e a fare della ragione e del progresso i simboli della rottura con il passato. Per questi motivi, pur mantenendo il suo aspetto di vero e proprio manifesto dell'illuminismo e rimanendo la maggiore fonte di diffusione del sapere scientifico, fu ripetutamente oggetto di diverse censure e divieti politici, non soltanto in Francia, ma anche in Italia, dove furono realizzate la seconda e la terza ristampa in folio, rispettivamente a Lucca
a cura del letterato Ottaviano Diodati e a Livorno a cura dell'editore Giuseppe Aubert. L'edizione lucchese e livornese dell'Encyclopédie sono accomunate, oltre che dal formato, il formato in folio, anche dalla presenza di note. Note che furono messe in prima istanza all'interno dell'edizione di Lucca, che come abbiamo detto fu realizzata fra il 1758 e il 1776, come antidoto, diciamo così, alla virulenza di alcuni articoli, così si chiamavano, dei filosofi, quindi degli autori che avevano scritto l'Encyclopédie nella sua versione parigina. Queste note servivano fondamentalmente per edulcorare quindi quegli articoli, quelle prese di posizione che erano politicamente criticabili e che attaccavano magari l'ordine costituito e la Chiesa. Queste note furono riprese anche nell'edizione di Livorno, ma diciamo che sia Pietro Leopoldo che Pietro Verri, e ora vi dirò perché si parla anche di Pietro Verri, erano assolutamente contrari alla presenza di note all'interno dell'edizione livornese. Perché Pietro Verri? Perché Aubert ebbe intensi contatti con il gruppo del Caffè, quindi del periodico edito inizialmente a Milano, che raggruppava una serie di intellettuali come Beccaria, ma anche Pietro e Alessandro Verri, intorno alle tematiche che provenivano appunto d'Oltralpe, in epoca pre-rivoluzionaria appunto. E da un certo momento in poi Giuseppe Aubert ebbe un intenso rapporto di amicizia con Pietro Verri, che durò per 20 anni, come testimonia appunto un ventennale carteggio fra i due. Quindi né Pietro Leopoldo né Pietro Verri, che scriveva a Aubert, avrebbero voluto queste note. Ovviamente nell'idea di Aubert c'era la necessità di avere un successo editoriale di vendita, quindi dell'Encyclopédie, e avere queste note serviva per accattivarsi, diciamo, le simpatie dei ben pensanti che avrebbero potuto comunque comprare e avevano i mezzi per comprare l'Encyclopédie. E ricordiamoci che l'Encyclopédie era stata messa all'indice dalla Chiesa nel 1759.